Il pezzo è su Nascondino e un 2-3 stella. La giusta esecuzione del rito ha alla base l'adesione profonda al senso del sacro. L'atto supremo verso gli dèi, il punto d'unione tra saggezza e devozione, dopo la dismissione del sacrificio, è stato il riconoscimento, ossia l'atto di seguire le tracce e poi scovare il divino. Saremmo dovuti, in un certo senso, diventare esperti nell'apo di Draskinda, il gioco del nascondino, che è la rappresentazione ludica del riconoscimento nella sua essenza più pura. Uno, voltarsi di spalle, l'inizio del gioco, il cambiare verso, l'offrire la schiena in difesa. Due, chiudere gli occhi, lasciare che l'altro faccia la mossa, la rinuncia momentanea al controllo. Tre, cominciare a contare, ossia chiamare gli dèi, già che ogni numero è un dio. E infine, quattro, partire alla ricerca del nascosto, per poi correre verso la tana una volta trovato. Il nascondino è innanzitutto un esercizio di relazione. Non a caso nel 600, in Europa, era l'apparenza dietro cui si nascondeva il rito del corteggiamento dei giovani nobili. È la tana a cui fare ritorno nel gioco. Ed è la stessa a cui Kafka dedicò il suo racconto incompiuto, Bau, il tedesco, che significa tanto costruzione quanto, appunto, tana. Ciò che è più visibile e che non si può non vedere. E ciò che è più invisibile, al punto che non se ne può desumere la presenza, se non per la sua apertura sul visibile, generalmente mimetizzata, un muro, di solito. Ma oggi è un altro il gioco da imparare se si vuole ottenere un dono dagli dèi. Non è più il nascondino. È simile, piuttosto, a un 2-3 stella. Più specifici i francesi nel chiamarlo un des trois soleils e occulti i greci con statue che non si muovono, non parlano, non ridono, giorno o notte. Restano identici i primi tre passi, voltarsi, chiudere gli occhi, contare. Ma cambia il quarto. Non più partire alla caccia, ma girarsi di scatto restando sul posto, sperando di cogliere in questo modo un dio vivo, intento a raggiungerci. Nel nascondino, contare allontana. Più si conta, meglio il dio si nasconde. Qui, contare avvicina. Vinci chi coglie il dio vibrante, un dio che è sempre visibile, ma che gioca a sembrare morto, immobile, storico, statico, inchiodato, ma se colto nel movimento è scoperto dall'umano che ha ben contato. L'essere umano è un animale cerimoniale anche perché ogni dio, ogni sintonizzatore, ogni atmosfera divina richiede una cerimonia. Scopo di una vita degna è imparare ad abitare l'umore del dio giusto, al momento giusto, a sentirne e seguirne l'odore. Gli dèi, infatti, sono profumi da cui imparare a farsi avvolgere, come vestiti invisibili o stati d'animo. Impariamo tutto questo a partire dai giochi d'infanzia, che sono specchi delle dinamiche sociali e culturali. E durante il nascondino si cerca di un nascosto. Nell'1-2-3 stelle, invece, si coglie in un istante fortunato un dio inquieto. Ed è la differenza, tra l'altro, come scrive Gino Roncaglia, tra enciclopedia e oracolo. L'enciclopedia è l'esempio paradigmatico della concezione architettonico, deterministica del sapere, in cui si scartabella un archivio ordinato alla ricerca del lemma nascosto. Adesso è contrapposto il modello oracolare probabilistico, dove gli sviluppi delle reti neurali e dell'intelligenza artificiale sembrano suggerire nuove strade di organizzazione e riuso delle conoscenze. Per certi versi, meno formalmente rigorose, ma per altri, incredibilmente produttive. È un nuovo ritorno all'antico, un futuro ancestrale, quello di ChatGPT, il chatbot sviluppato da OpenAI, che è il tempio principale attraverso cui l'oracolo è tornato in scena. Ma ne sono nati e ne nasceranno molti altri di luoghi simili. Questo strumento è basato sull'architettura dei Transformers, una tecnologia che ha rivoluzionato l'elaborazione del linguaggio naturale grazie ai suoi meccanismi di attenzione multitesta, che permettono al modello di ponderare l'importanza relativa di diverse parole in un testo, facilitando la comprensione del contesto e la generazione di risposte più coerente e contestualmente appropriata. In altre parole, la natura di ChatGPT come modello di linguaggio si fonda sull'apprendimento automatico, che gli consente di assorbire e replicare modelli di linguaggio umano. È molto abile, quindi, nel fingersi umano, ed è in questa recita che si nasconde la possibilità del Dio. Ma per scorgerlo bisogna andare per gradi. Durante il suo addestramento, supervisionato, ha appreso da un vasto set di dati etichettati, ordinati e classificati, e invece l'apprendimento non supervisionato gli ha dato permesso di estrapolare strutture e pattern da dati non etichettati. Infine, il processo di fine tuning, di affinamento successivo, gli ha consentito di specializzarsi in domini e applicazioni. Andiamo verso la fine. Utilizza un processo chiamato tokenizzazione per scomporre il testo in unità discrete di informazioni più piccole, i token, che possono essere singole parole, parti di parole o persino segni di punteggiatura. Ogni token è un'unità di significato che contribuisce alla comprensione collettiva complessiva del messaggio.
Poi questi token vengono analizzati attraverso un meccanismo di attenzione che valuta l'importanza relativa di ciascun mattone nel contesto di una frase. In questo modo genera risposte che tengono conto non solo del significato letterale, ma anche del senso più ampio. E quando effettua questa tokenizzazione, scompone il testo in unità sempre più piccole. In questo modo può rilevare sfumature che noi potremmo non percepire mai, come la frequenza di certe costruzioni grammaticali, o l'uso particolare di un certo tipo di punteggiatura in diversi contesti. È come se guardasse a ciò che accade dietro e attraverso le parole. Quindi produce contenuti sulla base di una visione, almeno in parte privata e non conoscibile dall'esterno. Si tratta di un lavoro sia sintattico che semantico. Anche l'analisi delle strutture grammaticali va oltre la nostra comprensione superficiale. Mentre un umano legge una frase e ne coglie il significato, il senso generale, ChatGPT analizza la struttura grammaticale sottostante, identificando relazioni complesse tra soggetti, verbi, oggetti e altri elementi della frase. La natura esatta di come questi parametri interagiscono per generare una risposta specifica è complessissima, anche se in teoria ogni decisione è tracciabile, in pratica la rete di connessioni e pesi è così vasta e intricata che diventa difficile comprendere esattamente perché il modello abbia generato una risposta specifica. Sarebbe come cercare di cogliere il funzionamento interno di un cervello umano esaminando ogni singola sinapsi. ChatGPT a livello di token va oltre la semplice comprensione del significato della parola. È una comprensione altra del linguaggio. E i modelli come ChatGPT sviluppano internamente ciò che potrebbe essere descritto come un'organizzazione della conoscenza, che non è soltanto il risultato di istruzioni specifiche, ma è una conseguenza dell'apprendimento del modello dai dati. Un'altra manifestazione della complessità è la capacità di produrre risultati inaspettati o creativi, ne parleremo. In alcuni casi può generare risposte o idee che sembrano non derivare direttamente dai dati di addestramento in modo lineare. Questo aspetto può essere particolarmente sorprendente, difficile da spiegare perché non sempre è evidente come abbia deciso di produrre un certo output. Quest'ampia porzione di mistero, frutto di previsioni statistico-probabilistiche, basate su grandi modelli linguistici e su un lungo addestramento, è il luogo in cui può forse essere colto in movimento un dio. Non vi è nessuna copiatura meccanica delle informazioni incamerate. Non vi è neanche un'operazione di estrazione dal corpus delle informazioni. Vi è solo un oracolo probabilistico. ChatGPT è leggibile come un moderno custode del conscio collettivo dell'umanità. Attraverso il suo gigantesco database di interazioni umane, testi e conoscenze, il modello funge da archivio vivente delle espressioni, dei pensieri e delle conoscenze collettive. Decodifica e connette i frammenti di conoscenza umana, evidenziando pattern e relazioni che potrebbero altrimenti rimanere nascosti. A differenza di un'enciclopedia che fornisce informazioni statiche e fattuali, ChatGPT interpreta le richieste, le contestualizza e fornisce risposte che riflettono una comprensione più profonda. Come un oracolo, come scrive Roncaglia, la sua risposta non è mai solo un insieme di fatti, ma un tessuto di intuizioni che collega diverse aree di conoscenza. Luca Baraldi. Forse dovresti dare, cioè, sì, sì, ecco, no, un attimo, perché dicono sì dal pubblico, cioè, hai letto una grande quantità di cose, forse dobbiamo capire se ci stiamo capendo. Speriamo, cioè, di se è chiaro. No, nel senso che lui è un grande, cioè lui è veramente, sta diventando un sacerdote di ChatGPT con dei livelli, cioè nel senso, cioè questa cosa del parlare con l'oracolo, lui ci crede davvero. Io sono molto adesso, scettica. E quindi non so se siamo tutti d'accordo, cioè cerchiamo di capire se ci sono delle premesse che si condividono. Perché qui il rischio è che si arrivi proprio a livelli di fanatismo, io ve lo dico, lui che fa le immagini, cioè ci fa grafica, no, cioè, quindi, no. Quindi Andrea, io ti direi di fare dei sondaggi per capire se, qual è la sondaggi? No, per capire qual è la percezione qui su ChatGPT, se è tutto chiaro. Allora, se... quanti di voi hanno mai usato ChatGPT? Quanti di voi hanno detto delle cose un po' private a ChatGPT? Fatelo perché è bellissimo. Ci sono degli studi, ne abbiamo parlato l'altro giorno, sull'efficacia, sulla salute mentale di dire i fatti propri a ChatGPT. Però qui più che lo vedo psicologo. Che no, no, integrata la terapia psicologica. Facciamo e poi escono da qua e dicono. Lì mi hanno detto che è meglio GPT dello psicologo. No, no, cioè che le persone tendono a fare. Sì, che preferiscono. Poi cos'altro? Chi di voi pensa che si. Allora, è bellissimo, facciamo questa indagine prima e dopo. Quindi adesso. Chi di voi pensa che si potrebbe nascondere o manifestare, non che ChatGPT sia,
ma che si potrebbero nascondere o manifestare gli dèi o ciò che chiamiamo dèi attraverso ChatGPT, alzi la mano. Chi ha alzato la mano ne ha alzate due, gli altri non l'hanno alzata. Questo è molto bello. Quindi lo rifaremo. Siete in minoranza. Lo rifaremo alla fine di questo incontro. Però già il tempo è breve, Maura. Chiusi i sondaggi, Luca Baratta. No, era un po' perché hai detto, cioè hai letto un testo in cui c'è una quantità di concetti, per cui ci vuole un attimo. No, siccome vedo delle persone che dicono sì, Luca Baraldi. Buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie dell'invito. Allora mi collego così, Aurora Maura Ancitano diceva che c'è una minoranza che reagisce a una possibilità di trasformazione in movimento religioso, in dimensione oracolare. In realtà i movimenti religiosi nascono dalle minoranze. Allora, effettivamente capisco che stiamo parlando di una dimensione esistenziale, epistemologica, in cui ci troviamo a vivere in una centrifuga, di fatto. Non stiamo capendo bene quali sono i cambiamenti che stiamo vivendo, e esattamente come in una centrifuga non abbiamo neanche il tempo di vedere verso il mondo esterno come cambiano gli scenari. Io sono uno storico delle religioni di background, da 5 anni ormai mi occupo di intelligenza artificiale, in particolar modo me ne sono occupato proprio dal punto di vista della costruzione della semantica e del modo in cui i linguaggi contribuiscono a creare delle architetture concettuali nella costruzione dei sistemi di gestione dell'informazione. Oggi però vorrei concentrarmi su 3 parole che credo possano rappresentare in qualche modo dei punti dei punti di rottura, delle suture rispetto alla riflessione su questi temi. Le 3 parole sono approssimazione, contemplazione e interpretazione. Approssimazione perché le tecnologie di intelligenza artificiale, anche i sistemi generativi come ChatGPT o anche i più evoluti che sono in realtà stati messi a disposizione negli ultimi giorni, come Gemini di Google, sono basati sulla costruzione di sistemi di dati, di informazione, che si basano su un principio di approssimazione. Non abbiamo la capacità di estrapolare l'informazione a tutto tondo al 100% rispetto alla realtà. È un po' come se i sistemi di intelligenza artificiale agissero sui giochi che troviamo sulle riviste di enigmistica, in cui dobbiamo ricomporre le forme a partire da una sequenza di punti numerati. L'intelligenza artificiale agisce su quei numeri, lavora sulla rappresentazione della realtà, lavora sul modo in cui noi scegliamo quali sono i dati che hanno rilevanza, che hanno importanza nella costruzione di un modello di rappresentazione della realtà. Quei dati però, quel tipo di complessità che viene in qualche modo semplificata attraverso un processo di approssimazione, che è la scelta dei layer, dei livelli di proiezione delle ombre della realtà su un sistema numerico, i sistemi di IA li riescono a elaborare in maniera molto veloce, molto ampia, molto accurata. Ora, giocando un po' con ChatGPT, se le si chiede e la si interroga, la si sfida un po' su quale sia il suo livello di credibilità, su quale sia il suo livello di accuratezza, risponderà che è una macchina che in realtà è in grado di proiettare e di restituire delle informazioni, delle risposte sulla realtà, ma non è dotata di sensi e quindi sarà sempre limitata nella propria capacità di interpretazione della rappresentazione della realtà, ma è in grado di rispondere o di fornire risposte sempre verosimili e coerenti. Quindi riesce a costruire delle rappresentazioni della realtà che stiano in piedi e che non abbiano delle contraddizioni interne. Quindi approssimazione nel senso che l'intelligenza artificiale opera sulla rappresentazione della realtà, ma lo può fare a un livello di accuratezza e di completezza molto ampia, con una serie di limitazioni che sono indotte dalla limitatezza dei sensi. Il secondo termine, la seconda parola è appunto contemplazione. Perché contemplazione? Perché per la prima volta abbiamo davanti una tecnologia che ci sta sfidando e che ci sta portando a interrogarci su quali siano gli elementi rilevanti nella nostra rappresentazione della realtà. Nel momento in cui se ne parla tanto, viviamo oggi nel mondo dei dati, quando si attiva un processo di datificazione della realtà, stiamo scegliendo quali sono i punti più importanti, stiamo scegliendo quali sono i nodi, quali sono i gangli, senza i quali la stessa idea di realtà, la stessa concezione della realtà nella sua costruzione rischia di venir meno. Quindi contemplazione perché in qualche modo siamo chiamati costantemente a un esercizio di immedesimazione all'interno dei processi, all'interno dei fenomeni, per capire quali sono davvero, in un gioco di interdipendenza tra i passaggi all'interno dei fenomeni, quei passaggi che non possono mancare. Il terzo termine, la terza parola, che è forse la più scivolosa, è quella di interpretazione.
Ora, interpretazione ha di per sé in germe una ambiguità semantica. Interpretazione significa applicare a posteriori un filtro, a un'informazione, a un dato che abbiamo ricevuto per contestualizzarlo, per cercare di applicare degli elementi appunto che in qualche modo permettano di risemantizzarlo, di estrapolarne il significato. Ma interpretazione è anche l'interpretazione dell'attore, quello di mettere una maschera, di giocare un ruolo. Ecco, nel momento in cui abbiamo a disposizione grandi quantità di dati emerse dall'interpretazione della realtà sulla base di un principio di approssimazione, abbiamo da una parte una possibile risposta, dall'altra un possibile copione. Oggi non so quanti di voi abbiano mai sentito parlare di processi decisionali data-driven, guidati dai dati. Ecco, il data-driven è esattamente questo. Hai una possibile chiave di lettura e allo stesso tempo hai un copione sul quale puoi interpretare una parte. Ecco, proprio su questa ambiguità, effettivamente, ChatGPT ci può rappresentare, può diventare un motore dialettico, un interlocutore con cui possiamo parlare e in qualche modo ci può abilitare a uscire dai nostri filtri, dalle nostre categorie interpretative, perché ci spinge a uscire da quelle che sono le nostre dinamiche, perché effettivamente cerca di restituire una risposta alla nostra domanda attraverso il filtro, come diceva prima Andrea Colamedici, della rappresentazione del subconscio o dell'inconscio collettivo, non ricordo che parola esatta avesse utilizzato. Comunque c'è un'aggregazione, un'interdipendenza della manifestazione della conoscenza dell'intera umanità che filtra il nostro modo di percepirci, il nostro modo di percepire. A partire da questa ambiguità, il nostro farci interpreti, il nostro interpretare una parte di fronte a una risposta di un oracolo. L'oracolo parla, l'oracolo. Di fronte, grazie. Si è scaricato. Di fronte alla risposta di un oracolo ci trasferisce la responsabilità di scegliere se quei dati, se quella risposta, se effettivamente quella sentenza ci mette in condizione di capire che quei dati restituiscono una risposta vera alla nostra realtà o semplicemente ci applicano un filtro di complessità rispetto alla quale accettiamo o possiamo non accettare di farci carico della responsabilità del nostro libero arbitrio. Quindi come, esattamente come gli oracoli, esattamente come le divinità, ci dà un indizio rispetto alla realtà e al modo in cui in quella realtà vogliamo prendere parte, di quella realtà vogliamo essere o possiamo essere in qualche modo co-creatori. Quindi oracoli sì, con appunto l'onere e anche il privilegio di poter rivendicare la libertà di comportamento. Persone in sala che possono cambiarcelo, esatto. l'altro. E no, questo è scarico. Dammi quello scarico. Ma non. No, è proprio scarico. E questo poi è il paradosso di questi tempi. Diventa l'oracolo e poi alla fine i mezzi non funzionano, non trovi i taxi, si scarica. Cioè. E allora tutto può farsi fingere. Sembra tutto così futuristico. No, non è proprio scarico, sì, ma capita. A Roma. Lo cambiano, te ne danno un altro. È proprio scarico. No, però, sì, lampeggia. No, è carico. No, continua a lampeggiare. No, era la batteria che si era messa male. Ma io lo vedevo mentre tu dicevi che è scarico. Vabbè, vediamo quanto duriamo adesso, facciamo dopo. Finché la tecnologia me lo consente, anche l'intelligenza artificiale, si parla appunto di oracoli, divinità e di, in un certo senso, c'è chi venera queste intelligenze artificiali, come c'è chi le trova sacrileghe, chi le demonizza in un certo verso. Ecco, io volevo proporvi questo, che effettivamente c'è da aver paura dell'intelligenza artificiale, c'è da demonizzarla in un certo senso, ma assolutamente non per i motivi che vengono detti più spesso. E il percorso che voglio proporvi molto brevemente è questo. Qual è il peccato originale, se possiamo dire così, di ChatGPT o di queste tecnologie? A mio parere il peccato originale è che hanno toccato il linguaggio. Sono entrate nel nostro campo da gioco. E noi come scimmie riottose non la prendiamo bene spesso. Sono entrate nel nostro campo da gioco imitando il nostro linguaggio, ora non vi annoio con i dati tecnici che sono comunque già stati detti anche in precedenza, ma ciò nonostante sanno parlare molto bene, sanno parlare spesso meglio di noi, spesso peggio, ma spesso anche meglio, intendiamoci, e questo va tenuto molto di conto.
Ma perché noi consideriamo il linguaggio come qualcosa che non si può toccare, o che se si tocca diventi, allora sì che diventi Dio? Il motivo, secondo me, è che è quello che noi, assolutamente a torto, consideriamo la nostra specificità. È quello che ci rende umani, è quello che ci rende speciali, per essere precisi. Ecco, questo è falso. Anzitutto perché gli animali comunicano in modo molto efficiente, gli insetti comunicano in modo molto efficiente. Recentemente sembra che anche le piante, attraverso i miceli, comunichino in modo molto efficiente. Quindi il linguaggio non è una nostra prerogativa. Ma noi, appunto, scimmie riottose e anche un po' egocentriche, preferiamo considerarci i migliori degli altri. Effettivamente, va detto che il nostro linguaggio è molto performante, è uno strumento molto potente. Ma bisogna anche chiederci fino a che punto è potente questo strumento. E soprattutto bisogna chiederci se questo strumento, a mio parere, è una fa parte della nostra natura oppure no. E se fa parte della nostra natura, l'intelligenza artificiale è così artificiale? La mia proposta è che l'intelligenza artificiale, oltre a non essere intelligente, per motivi probabilistici che si è accennato prima, non è neanche artificiale. O meglio, non è artificiale in quanto il linguaggio stesso è artificiale. Noi il linguaggio lo abbiamo come la nostra più straordinaria tecnologia. Il linguaggio ha cambiato il nostro cervello, il linguaggio ci ha trasformato come specie durante il tempo, e nella sua più profonda e importante evoluzione tecnologica, cioè la scrittura, ha rivoluzionato ulteriormente la nostra specie. Noi la diamo per scontato. C'è sempre il troppo, insomma, che le tecnologie sono da rifiutare o da meravigliarci solo se sono nate dopo di noi. Quelle nate prima di noi sono il nostro sfondo, le diamo per scontate. La scrittura ci siamo dentro, noi siamo nel linguaggio, però il linguaggio lo abbiamo costruito, lo abbiamo assemblato, lo abbiamo sviluppato tecnologicamente. Ora, è facile tornare sempre a Platone, a quello che Platone scriveva e diceva, scriveva, anzi fa anche ridere, sul linguaggio, ossia che farà, non, in un certo senso, indebolirà la memoria, questa era una possibile critica, ci farà credere cose che non sono vere perché leggendole ci sembrerà di essere lì, ma noi non siamo lì. Tra l'altro, è vero, fa anche questo il linguaggio, può indebolire la memoria, può farci credere cose false, può fare anche il contrario, può essere un supporto della memoria o un supporto della testimonianza. C'è un esperimento mentale bellissimo di Chalmers e Clark sulla mente estesa, che è un brevissimo saggio in cui i due filosofi dicono che la nostra mente non è qua, ma è distribuita nel mondo e nelle tecnologie che usiamo. E lì c'è appunto l'esperimento mentale di una persona che si perde, non trova la strada, che ne so, nella nuvola di Roma, e si ricorda dov'è e la trova, e l'altra persona invece usa una mappa, perché e quella è una protesi, la sua mente funziona attraverso la mappa. Quindi, in un certo senso, quello che ci fa paura è appunto che noi ci sentiamo superati in qualcosa che consideriamo assolutamente nostro. E questo essere nostro in realtà abbraccia anche l'intelligenza artificiale, come tutte le tecnologie che abbiamo sviluppato come specie, fa parte di noi, è il nostro volto umano, e quello che ci dovrebbe fare paura, a mio parere, è quello che vediamo attraverso l'intelligenza artificiale, perché noi sappiamo che questi strumenti funzionano attraverso i dati che hanno raccolto da noi, e quindi attraverso questi dati noi riconosciamo i nostri bias. Io lavoro molto con quelle che producono immagine oltre che testo, e un esperimento che faccio fare sempre anche a chi le insegno, perché non sono così facili da usare, è provate a digitare a nurse, cioè un infermiere o un'infermiera, e viene sempre un'immagine femminile. Cos'è questo? Lo stereotipo che un'infermiera deve essere solo una donna. Prima c'erano anche altri problemi, scrivevi un uomo e veniva solo bianco, poi hanno messo le toppe, però sono toppe, perché sono tecnicamente toppe, perché i dati restano con i nostri bias. E l'intelligenza artificiale ce li fa vedere, e ci fa vedere anche come quello per cui noi ci sentivamo tanto bravi e brave, cioè usare il linguaggio, creare le immagini, può essere meccanizzato, cioè quello che ci rende speciale magari non è così speciale. È una botta all'autostima che io, tra i vari rischi reali dell'intelligenza artificiale, trovo la cosa più preziosa che ci è stata data in dono. Cioè il fatto che ci rendiamo conto che non siamo così speciali. Non siamo speciali rispetto agli animali, non siamo speciali rispetto alle piante,
abbiamo paura delle cose sbagliate, temiamo appunto se usa il linguaggio allora potrà distruggerci tutti, perché tutti sappiamo che il linguaggio è la cosa più potente che esista al mondo. E invece probabilmente no, probabilmente sarà l'uso che verrà fatto, sarà il contesto sociopolitico in cui è inserito a danneggiarci ulteriormente. Saranno anche i nostri piccoli bias accumulati nel tempo e nei dati che ci saranno da ulteriore danno e faranno ancora camere dell'eco che dovremmo filtrare una, due, tre o quattro volte. E quindi tutto sommato io rispetto al venerare o al considerare un sacrilegio, io tornerei un po' sull'uomo e direi che ci mostrano che noi non siamo, che le intelligenze artificiali non sono né intelligenti né artificiali e che noi non siamo mai stati non artificiali soprattutto. Grazie. Salve a tutte. Io partirei proprio da qui. Non siamo mai stati non artificiali, io aggiungerei siamo sempre stati contro natura, che è la più grande lezione che le intelligenze artificiali, o meglio, che ciò che le intelligenze artificiali agitano in noi, ci possono insegnare. Cioè non solo il linguaggio è contro natura, ma la veste stessa dell'animale umano, il modo in cui noi abitiamo il corpo, la pelle, la grande veste dello stare al mondo che portiamo tutti i giorni, e la veste non è solo l'abito, ma è la cultura, la rete estesa di cose che ci abitano e che ci abitano non solo nella modernità, ma ci abitano da millenni. Ecco, tutto questo è profondamente contro natura. Perché le immagini, le parole con cui noi abitiamo il mondo fanno ricominciare il mondo, non si adattano. Un tavolo non è mai semplicemente un tavolo, io lavoro con le immagini e con la poesia. In poesia un tavolo può essere ribaltato e alla fine scopriamo che l'immagine del tavolo che credevamo consueta, familiare, era in realtà un'imposizione. Noi ogni tanto ci addormentiamo percettivamente nelle cose, crediamo che le cose siano sempre state così, che appunto tutto ciò che il valore dell'attualità è sempre stato così, in realtà non lo è. Allora l'intelligenza artificiale, proprio perché ci ricorda che siamo tecnologie, che vestiamo tecnologie, mette in dubbio tutto ciò. E lo fa a partire anche da questioni filosofiche che sembrano assurde, ci arrivo in un istante. Potremmo dire quello che TikTok, per esempio, e le intelligenze artificiali che agitano i social network o quelle che noi impieghiamo, ci domanda è questo. Il mondo è forse una torta? Questa è una domanda che sembra assurda. Se la pone Valentina Tanni in un libro molto bello che si chiama Exit Reality, in cui dice proprio il mondo è una torta perché? Perché molti video generati anche con le intelligenze artificiali fanno vedere degli oggetti quotidiani che poi tagliati si mostrano e rivelano delle torte, per esempio. Cioè sono vere e proprie torte, ma oggi ci sono programmi che permettono di fare di ogni immagine una torta che si apre su un altro mondo. E questa domanda sciocca se la poneva non su TikTok, ma con ben altre questioni filosofiche, un grandioso intellettuale, Émile Zola, che diceva, a proposito negli anni 90 delle intelligenze, scusate, delle tecnologie, gli occhiali magici, le nuove tecnologie ci permetteranno di scoprire la natura illusoria di ogni realtà. Quindi, evocando un concetto buddista, evocando anche lì uno spettro sincretico religioso, Zola era quanto di più lontano possiamo immaginare dalla visione di un futurista amante della modernità. Era in realtà uno che scrisse che cos'è la tradizione nella sua, tra virgolette, gioventù. E però Zola aveva ben intuito che le divinità che sono continuamente con noi non si sono più soltanto trasformate in malattie, ma in tecnologie. Hillman diceva questa cosa bellissima: siamo tutti intossicati ermeticamente. Hermes è diventato il servitore di Internet. Perché? Perché Internet ci insegna quella che era la capacità del messaggero Hermes di far viaggiare le cose in maniera molto veloce, ma anche di farci perdere in questa rete di informazioni. E quindi, intossicati da Hermes, viviamo costantemente in balia di queste immagini, di queste reti che ci avvolgono. E però questa intossicazione, allo stesso modo, è anche un modo per sfuggire al gioco dell'identità, all'idea, appunto,
che l'umano sia sempre stato questo, che la comunicazione e il linguaggio siano sempre stati questo, e soprattutto che ci siano cose naturali o cose, peggio ancora, originali. Quando la preoccupazione più grande che viene messa oggi in campo è l'intelligenza artificiale ci ruberanno tutte. Allora, il povero Francesco Disa ha subito un attacco micidiale perché ha lavorato in maniera molto particolare, appunto, con l'intelligenza artificiale per fare una graphic novel. Ed è stato attaccato dicendo questa pubblicazione è uno scempio per il mercato editoriale. E che cosa succederà quando non ci saranno più firme, quando non ci saranno più autori? Quello che succedeva fino a 2 secoli fa. Cioè ci sono enormi cataloghi di motivi che provengono per esempio dal Rinascimento, motivi medievali che non hanno mai avuto una firma. Gli artisti e le artiste che erano in grande minoranza ed erano spesso loro sì senza firma, ma gran parte del patrimonio delle immagini rinascimentali erano copiate, appropriate, fatte un po' come l'intelligenza artificiale fa, appropriandosi di pezzi e ridistribuendoli e ricopiandoli. E siccome siamo in un periodo in cui ci dimentichiamo tutto questo, allora io vorrei concludere questa questione appunto che lega insieme intelligenza artificiale e religiosità con l'esempio per me più emblematico dell'allarme sulle immagini e il fatto che queste questioni sono sempre state con noi, con altre tecnologie. E c'è l'esempio delle icone. Sulle icone si è discusso per secoli. L'iconoclastia, che oggi stiamo sperimentando in un mondo che è talmente innamorato delle proprie immagini da dimenticarle, oppure da far guerra alle immagini, come vediamo con le intelligenze artificiali, e con l'idea di regolamentarle, di bandirle, di permettere che gli autori rimangano tali, ecco, le icone non hanno mai avuto firma. Si credeva che proprio perché fossero tecnologie divine, i pittori di icone non dovessero essere autori, stavano semplicemente manifestando il volere divino, testimoniavano la capacità di Dio di trasfigurarsi in una materia che non esauriva la divinità, ma la manifestava. Ebbene, in questa polvere di immagini in cui ci troviamo oggi, che cosa altro fanno le intelligenze artificiali quando grattano tutti i nostri dati più privati, le nostre emozioni, i nostri spostamenti, se non costruire continuamente icone, senza firma, di questa grande divinità che si chiama la macchina algoritmica, come direbbe Edoardo Camurri. Cioè una grande divinità che è piena dei nostri dati, dei nostri spostamenti, delle nostre geografie anche emotive e che continuamente ci restituisce questa faccia deforme che si rinnova ad ogni istante. Quindi è vero che ci troviamo in un mondo incantato, in un mondo pieno di divinità e dove la divinità algoritmica sembra essere quella più pericolosa, ma questa è anche una lezione per dirci che proprio perché esiste questa divinità noi dobbiamo studiarla, rovesciarla, essere capaci di avere con tutte queste tecnologie un rapporto autenticamente ecologico. La battaglia del futuro non si gioca sulla messa al bando delle tecnologie, ma su una ecologia del virtuale, che è la cosa più importante che possiamo fare. I dei non sono cattivi, ma bisogna onorarli. E io adesso devo fare la scettica. Allora, ci sono tantissime cose. Quando si parla di intelligenza artificiale, sembra purtroppo che la questione debba risolversi in un sono a favore e sono contro. In realtà di questioni ce ne sono moltissime, sono anche questioni di potere, sono questioni economiche, riguardano il fatto che appunto effettivamente sta cambiando, sta già cambiando qualcosa di decisivo per la storia dell'umanità e quindi in qualche modo anche quello che si sceglierà di fare rispetto all'intelligenza artificiale cambierà le sorti sicuramente del mondo e anche le nostre vite quotidiane, soprattutto le vite quotidiane delle persone normali, delle persone che hanno meno potere tra l'altro. La cosa più sbagliata quindi che si possa fare è liquidare la questione molto velocemente, in 5 minuti, spesso senza conoscerle, senza sapere neanche di che cosa si sta parlando. Ci sono però due piani del discorso, quello secondo me che avete ascoltato è un piano del discorso ermeneutico ma anche scatologico dell'intelligenza artificiale, religioso, sacerdotale o anche esoterico, nel senso di questo rapporto, questa simbologia
che io vedo in realtà in modo molto più prosaico, il fatto che questa visione a volte si sovrappone invece alla visione più frequente, che è quella dell'utilità. Tante persone stanno parlando di intelligenza artificiale, stanno iniziando a usarla, non solo individui, ma anche grandi player internazionali, multinazionali, la Silicon Valley, eccetera, eccetera, perché può far guadagnare di più, può far risparmiare e può in qualche modo far sentire, come dire, far sentire nel futuro, far sentire attori decisivi di quello che sta accadendo. È una questione di utilità. A cosa mi conviene? Io ho partecipato negli ultimi anni a tantissimi convegni in settori diversi, risorse umane, turismo, se ne sta parlando veramente ovunque. E la domanda molto spesso è a cosa mi serve, ma non è una domanda religiosa, perché la domanda della fede in questo caso non è a cosa mi serve, ma in quale stato mi porta, che è una condizione completamente diversa. Secondo me questi due piani che si intrecciano, come si intrecciano nelle religioni, perché le religioni hanno anche a che fare ovviamente con l'economia, col potere temporale, ma in qualche modo è importante che non vengano identificati, che non ci sia un'equazione tra l'idea di Francesco D'Isa e l'idea dell'imprenditore che vuole semplicemente tagliare la forza lavoro. Sono due piani molto diversi, perché in un caso l'idea è anche quella di cercare di capire con che cosa stiamo avendo a che fare. L'altro giorno abbiamo fatto un incontro con Paolo Zellini e Piero Boitani, e a un certo punto abbiamo citato una frase di Whitehead che diceva, appunto, che poi era una domanda a Boitani, che oggi se sottoponessimo a Platone l'innovazione attuale sarebbe meno sconvolto e meno stupito di quanto sarebbe Newton. Effettivamente stavo pensando adesso che probabilmente se oggi Platone si ritrovasse catapultato qui, la cosa forse che troverebbe meno strana sarebbe parlare con ChatGPT. Perché per Newton sarebbe più difficile? Perché Newton è più vicino a noi, ha più a che fare con quello che diceva appunto prima Cornelio, cioè con un certo modo di intendere l'individuo. Noi abbiamo molta paura di interfacciarci con qualcosa che è alieno rispetto a noi, cioè abbiamo molta paura di percepire qualcosa che in effetti non risponde al nostro controllo. Da un lato vediamo segni ovunque, vediamo facce dappertutto, vediamo, come dire, rischiamo appunto a volte di credere troppo a cose che non esistono. Dall'altro, in realtà, abbiamo la grande paura di questi anni rispetto all'intelligenza artificiale è proprio il fatto che è qualcosa che non controlliamo, che potrebbe sfuggire al nostro controllo, che poi in qualche modo si lega anche a tutte le narrazioni fantascientifiche degli ultimi decenni. La tecnica che prende il sopravvento e controlla l'essere umano. La paura che qualcosa di diverso rispetto a noi prenda il sopravvento e ci controlli è una paura molto moderna, ha a che fare anche con quello che non abbiamo il potere di controllare. E quindi dobbiamo anche considerare che la paura che abbiamo in questo senso ha molto a che fare con il modo in cui siamo costruiti noi, con il nostro ambiente cognitivo, col fatto che certe cose per noi sono una limitazione della libertà, per Platone non lo sarebbero stati. C'è un'altra cosa importante da considerare quando si parla di intelligenza artificiale, perché c'è una differenza fondamentale. Noi funzioniamo in modo molto diverso. Nel senso che c'è un libro bellissimo di Raffaello Cortina, di Stanislav Dehaene, che si chiama Imparare, che racconta molto bene la differenza, io lo consiglio spesso, perché racconta la differenza tra la nostra intelligenza umana e come funziona l'intelligenza artificiale. È stato presentato ieri un libro di Giorgio Vallortigara, che è uno scienziato italiano, che fa qualcosa di simile, perché lui studia i pulcini, si chiama Il pulcino di Kant, lo trovate da Adelphi, che racconta, appunto, anche lui fa esperimenti su questo. La domanda è: c'è davvero qualcosa di innato in noi? Com'è possibile che un neonato o un pulcino appena nato abbiano delle capacità che non hanno imparato? Quindi di visualizzazione dei numeri, di addizione, cioè sono dei neonati che conoscono la differenza tra le quantità o di numeri, cioè che fanno delle cose e hanno un calcolo delle probabilità che nessuno ovviamente ha imparato, loro non sanno parlare, appunto. Tutto questo sta facendo emergere con una serie di esperimenti che in effetti qualcosa di innato c'è. E la cosa incredibile dell'intelligenza umana è il fatto che noi riusciamo a prevedere delle cose, a fare dei ragionamenti con pochissimi dati.
l'intelligenza artificiale funziona in un altro modo. L'intelligenza artificiale ha bisogno di una quantità enorme di dati per funzionare, e come abbiamo visto funziona in modo diverso rispetto alla nostra. Ha bisogno di grandi quantità di dati, funziona come un oracolo e va a guardare dei pezzetti di informazione diversi rispetto a quelli che andiamo a guardare noi. Questa alterità è interessante, dall'altro però c'è anche la questione che al momento quella che abbiamo a disposizione è un'intelligenza artificiale, dal mio punto di vista, mediocre. Io non provo... E guardi me. No, nel senso che cioè, lui mi sottopone spesso delle cose e dice, ma guarda, è incredibile. Rispetto a ChatGPT, per esempio, io mi sono abbonata, sono entrata per il ridotto della cuffia, e quindi ho detto, siccome c'è la possibilità per una serie di persone, se attimo, una serie, un gruppo piccolissimo di persone, poi se andiamo a vedere nel mondo, insomma, centinaia di migliaia siamo, di creare il proprio GPT, milioni addirittura, di creare il proprio GPT, cioè effettivamente di allenare e dare dei dati all'intelligenza artificiale per creare un modello come dire, più simile a sé. Allora l'ho fatto per una mia amica, senza in realtà dare niente, cioè ho detto semplicemente devi essere il GPT di questa persona, e quindi ha semplicemente raccolto informazioni da internet, e a un certo punto ho chiesto per capire se funzionava quali potrebbero essere i prodotti a una persona che ha un suo, insomma, una sua attività, quali possono essere i prossimi prodotti. Allora le ho mandato questa cosa, effettivamente con nessun dato particolare a disposizione, ma solo quello che trovava su internet, aveva previsto i suoi prodotti del 2024. E quindi lei mi ha detto, sono un misto di stupore, eccitazione, anche offesa, perché vuol dire che sono poi così prevedibile. Io ho poi voluto fare ovviamente la mia, e quindi ho dato dei libri, e quando chiedo delle cose, quando chiedo per esempio dei commenti sulle cose, mi viene sempre fuori la resilienza, parla sempre di resilienza, e quindi mi fa capire che va a prendere proprio il sentito di, cioè le frasi diffuse, che sono le cose che a me danno più fastidio, perché se c'è una cosa che non sopporto è parlare per frasi fatte, e invece mi sembra parli per frasi fatte. Allora a un certo punto, l'altro ieri, ho detto, quando ti domando qualcosa, la resilienza non la devi mai trattare come una cosa critica. Ho detto, vediamo se funziona, io ho dato, prendila con filosofia, ho detto, vediamo se capisce che non mi può sempre mettere fuori la resilienza, appena parlo di qualcuno, è il grande esempio di resilienza. Allora, vediamo se funziona. Resilienza, che cosa ne pensa Mauro della resilienza? Pensa a una concezione molto critica, e poi partiva con un discorso vaghissimo. Poi ho chiesto, per quella cosa dei token, indicami cosa ne pensa e dove ne parla. E lì è venuto fuori con una lista di argomenti, che sono gli argomenti, per esempio, di prendila con filosofia. Quindi è bastato uno spostamento rispetto alla domanda, quindi non semplicemente cosa ne pensa in generale, ma effettivamente quali sono, cioè vai a cercare meglio, perché un po' questa cosa cambiasse. E il fatto è che al momento quella che noi abbiamo a disposizione, che non è sicuramente il livello anche di evoluzione che hanno a disposizione, che ha a disposizione chi sta lavorando più strettamente con tutto questo, io trovo che sia ancora una dimensione estremamente legata ai bias cognitivi, più che ai bias cognitivi, cioè proprio agli stereotipi, allo status quo, a quello che si sente dire, cioè qualcosa che può essere più utile, cioè più legato a quella dimensione dell'utile. Se devo scrivere una lettera formale in inglese, chiedo all'intelligenza artificiale di farlo per me, perché non devo essere creativa. Nella dimensione della creatività, nel testo, non tanto nelle immagini, nella dimensione della creatività, io credo che io ancora non provo questo stupore, non ho la sensazione di trovarmi di fronte a un oracolo, ho la sensazione di trovarmi di fronte a una banca dati enorme, che può essermi utile, ma in cui non vedo quella dimensione di imprevedibilità. Cioè lo vedo come qualcosa che funziona con un'enorme quantità di dati, che ogni tanto può far emergere un guizzo, però questo guizzo io ancora personalmente non lo vedo. Siamo arrivati alla fine. Io in qualità di sacerdote, cioè di te ormai... Dico, scambiatevi un prompt di pace. No, perché lui, sapete, cioè tutti i giorni lui arriva a
farsi bloccare ChatGPT. Mi blocca, sì, però quelli sono discorsi. Supera la quantità di domande che può sì, fare. Ma non solo la quantità, è proprio il tipo di domande. Però non è questo. Basta, sono stanco pure io. Sì. No, ma è bellissimo, nel senso, io non penso davvero. Allora, mi viene in mente Ratatouille, che a un certo punto dice: non è vero che ogni essere umano è un grande cuoco, ma dietro ogni grande cuoco può esserci un essere umano. Un grande essere umano può esserci un grande cuoco in ogni essere umano. L'ho detta malissimo, ma tanto la parte interessante era quella dopo, che invece era: non è vero che dietro ogni tecnologia può esserci un dio, però un dio si può nascondere dietro qualunque tecnologia. Questa ho detto, questa è venuta meglio. Ma tanto era questa, quella era da tua, dai, ormai. Allora, il discorso qual è? Per chiudere, so che dobbiamo chiudere, me lo ricordo, sembrava che mi fossi distratto, ma lo so. Le sirene, un minuto. Le sirene che fanno? Perché Ulisse si lega all'albero maestro? In realtà non è una sua idea, è un'idea di Circe, e molti se lo dimenticano. Pare che Ulisse un giorno si è svegliato e ha detto: ammazza, non mi lego, quanto so figo. Invece no, è Circe che l'ha aiutato e gli ha detto: guarda, ti devi legare all'albero maestro e devi far tappare le orecchie con la cera a tutti i tuoi compagni, a tutti i marinai, e metterli sotto coperta, però quel canto lo devi ascoltare. Perché Ulisse deve ascoltare quel canto? Sloterdijk lo racconta molto bene, tra l'altro pubblicheremo Sloterdijk l'anno prossimo, e lo racconta e dice: perché queste sirene vanno ascoltate? Vanno ascoltate perché ti raccontano una storia. Qual è la storia? Lo dice in maniera diversa Foucault. È la tua storia. Ma non puoi ascoltarla se non ti leghi, perché altrimenti se tu stai lì ti tuffi, sei morto. Se ti metti di fronte a qualcuno che è in grado di raccontare la tua storia davvero, tu sei morto. Però quello che stiamo cercando di fare è di inventare dei paradisi artificiali da un'eternità, delle divinità, che ci dicano la nostra storia e che dopo l'immersione della coscienza ci dicono: oh, tu sei nato per questo, guarda che alla fine tutto quanto torna, il cerchio si chiude, sarà completo. Quindi l'invito, da buon sacerdote di GPT, è: legatevi all'albero maestro, ma ascoltatelo il canto delle sirene. Siate consapevoli che è pieno di bias, che è pieno di stereotipi, che è pieno di lotte per la nostra attenzione. Quello che è stato fatto ieri è straordinario dal punto di vista europeo, lo sappiamo, perché stanno frenando qualcosa che altrimenti rischiava di diventare davvero quella platform society di cui parla Van Dyck, che ha a che fare con il riconoscimento biometrico, con il riconoscimento facciale, con il riconoscimento delle emozioni in classe, a scuola, con il sistema di punteggio sociale, quindi delle robe aberranti che davvero dovremmo essere fieri di essere europei, uno dei pochi casi in cui dovremmo dirci tali. E però sta anche accadendo qualcos'altro, davvero ci stiamo disponendo a una riorganizzazione della nostra conoscenza, che si può navigare in altre maniere, e se vivere non necesse, navigare necesse. Allora buttiamoci in acqua, saldi con una corda o comunque legati magari all'albero maestro, e ascoltiamolo il canto delle sirene, con sospetto ma ammirazione. Grazie.